9, Valentina Giacinti, numero 2, numero 13, Martina Canonico, numero 14, Emanuela Scappo, numero 16, Manuela Rapuano, Alessandra Barrecca. Trovando gli schemi, quelli che l'anno scorso ci hanno fatto vincere in A2, era un campionato difficile, lo sapevamo, però la nostra squadra è giovanissima, quindi con queste prime partite abbiamo capito dove avevamo i nostri difetti e credo che l'allenatore è stato bravissimo, Marino, a far capire le ragazze come giocare in Serie A. Poi abbiamo fatto un recupero importante, credo oggi, di solito a me non mi va di esaltare qualcuno, però cara mia, penso che oggi è stata eccezionale, è una ragazza che veniva da un infortunio serio e credo che quando ritroveremo le altre due o tre infortunate noi faremo un girone di ritorno veramente alla grande, sicuramente, perché è una squadra che hanno una volontà enorme, sono ragazze che vanno in campo con lo spirito giusto, col piglio giusto, abbiamo un grande spogliatoio che credo che sia fondamentale, è un bel gruppo, un gruppo che ci dà soddisfazione a noi della società, ma credo anche ai finalmente numerosi tifosi che ci vengono a vedere qui il sabato al Collana.
Questo 4-3-3 di Peppe Marino sta funzionando, può essere il modulo migliore per le caratteristiche, soprattutto degli attaccanti e dei centrocampisti. Sì, abbiamo, perché sono proprio adatti a questo modulo, è un gioco che ci esalta i singoli e abbiamo visto, proprio per questo credo abbiamo visto dei gol importanti, per il modulo in cui Marino fa giocare la squadra. La cosa importante è che la squadra c'è, le ragazze hanno risposto con i fatti alle varie critiche, si segna poco, si gioca di meno, il ritmo è basso, quindi questa è dimostrazione che abbiamo la capacità, la mentalità e la convinzione che quando vogliamo possiamo. Bel gioco, finalmente lo stiamo vedendo, adesso anche una bella partita col Bardolino Verona, che è una squadra abbastanza accreditata. Sì, queste sono belle partite perché per noi sono un banco di prova per capire dove possiamo arrivare e con chi, le cose che abbiamo da migliorare, quindi andremo lì con tranquille, con la consapevolezza di affrontare una bella squadra, quindi massimo rispetto, però noi diremo la nostra senza tirarci dietro.